84 ci chiede, 84 gli diamo, 70 ci chiede, 70 gli diamo. Badabom, badabom, e go for it. Ringraziamo il gentilissimo Gianchi a Scuola Futti Universe per averci fatto completare questa SBC. Via. Vediamo come si presenta. Ok. No, non ci siamo a livello di stile, tutto generico. Sembra l'omino di Proclab di default. Ma che caspita fa, Kyle? Su, zero stile, 400k e non ha niente. Partiamo molto male. Oh, finalmente è ritornato Ivan Ramiro Cordoba. Un mio pupillo all'inizio. Vi ricordate che lo usavo solo io, Killu Cordoba? Criticato da tu. Oh, acchiappa chisto! È una scheggia questo call, bravo! Attenzione! Sprint boost bruciante! Guarda stu Kyle come intercetta. Molto agile, caspita. Acchiappa Kist, ma che forte sto call, bravo. Palla attaccata ai piedi, reggicchia pure fisicamente, ma guarda che roba. Allora, Kyle, come vedete, a livello di velocità non è che rispecchia le stats in game, secondo me. Perché comunque con quel body type che si ritrova sta a piezza. Poi, eccola. Boh. Attenzione, Ivan Ramiro Cordoba. Il solito. Occhio, occhio. Bravissimo. Maronna come si gira veloce su Cordoba. Dov'è? Eccolo qui. Call. Come vedete, veramente agilissimo. Si riesce a fare un po' quello che si vuole nello stretto, come vedete, perché ha anche un minimo di forza, quindi non viene trapassato. Boh. Attenzione, lo sprint boost bruciante di Cole. Madonna, ma che seggiate tira! Ma quanto ha questo di potenza tiro? Chi è East Indica? Ma chi è? Aspettami. Niente. Bravo Giorgione. Però su Kyle Marutt tre quarte cazzo. Accenna gli interventi, ma poi si ferma. Dai, bravo. Bravo, bravo. Dai, Kyle, bravo. Ha fatto un'intercettazione, Kyle. Attenzione, Cole si sprint, busta. Ma guardalo che meraviglia, Reg. Ma stu call vale tutti i coins. Fuori gioco. Oh! Però la butta dentro lo stesso. Un gol di faccia per terra. Epico. Dopo questo ricordatemi di rivederlo alla Moviola, quest'Eurogol. Ah no! Ma ha segnato di palla destra. Piano, gliel'ho saltato una volta quel Maldini, mi credete? Bravo Cole, qui si gira molto bene. Maroni, Ivan Ramiro Cordoba. Allora, parliamo di questi giocatori che abbiamo testato grazie al gentilissimo Gianchia, Scuola Futti Universe. Vi invito come al solito a seguire il buon Juon. Se volete imparare la compravendita, Futti Universe. Partiamo da Ivan Ramiro Cordoba, che mi avete chiesto 1.200.000. Allora, premesso che Cordoba
È stato a lungo il mio DC preferito su sto gioco fino a un mese e mezzo fa, tipo l'altra versione ovviamente. Perché sapete, mi piacciono molto i giocatori aggressivi, rapidi, L2, R2, molto veloci nei cambi di direzione, full automatici. Questo qui, diciamo che rispecchia le stats, però non è che mi ha dato questa impressione di superiorità assoluta rispetto alla versione precedente di Cordoba. Questa è l'unica cosa. Cioè, se e l'altro Cordoba l'ho usato tipo 600 partite. Se io non avessi visto che era la nuova versione di Cordoba, vi giuro che avrei fatto fatica ad accorgermene perché tolto qualche automatismo difensivo in più. Ma veramente poca roba. Sembra l'altro Cordoba. Mo' io sono passate pure tante settimane dall'ultima volta che l'ho provato, quello precedente. Però, magari è stato nerfato, non lo so. Però, questo qui rimane top, ma onestamente non vedo grosse differenze con la versione precedente. Per cui per me il prezzo è assolutamente spropositato. Sono sicuro che scenderà, però comunque sappiate che è un buon player. Nel complesso gli do un 8,5, come studente si è consigliato un'ancoretta perché già è molto fast. Un altro, questo probabilmente è il più busta di tutti per quel che mi riguarda, pure perché è un SBC, costa 400k, follia. 4-4. Allora, qui c'è l'imbarazzo della scelta do fallo gioca a questo. Work rate buon 4-4. Lui parte attaccante. Io vi garantisco che questo ha il 90 di agilità più fake della storia. È un tronco. Probabilmente a causa di quel 91 di forza, del body type che si ritrova, non lo so. Anche quell'87 di dribbling la dice lunga. Comunque, in attacco evitate in ogni modo perché appunto non si gira, non prende chissà quale velocità, poca roba. Allora lo abbiamo provato a centrocampo. A centrocampo, vabbè, io CC nel rombo non lo utilizzerei mai perché CC nel rombo, sapete che per come li concepisco io, devono essere dei giocatori veloci, agili per le ripartenze, cioè per dire io ci usavo Mbappé CC nel rombo, dall'altro lato si mette invece Nurenato, non sta gente qua, Nu Paquetá. Lui, ahimè, non difende. Quando provate a difendere manualmente, scivolate. Io queste 5 partite che ho fatto, l'ho fatte con un centrocampista. Questo qua era uno in meno. Perché non è velocissimo con L2 R2, nei cambi di direzione non tanto si gira. Quel 99 di aggressività abbinato all'alto alto non si sente perché le stats difensive sono talmente basse da non andare ad impattare sugli automatismi difensivi nonostante l'aggressività elevata. Quindi CC per me non ha senso perché è pesante. CDC assolutamente no, perché non vi difende, è un uomo in meno davanti alla difesa. Attaccante mai nella vita, c'è chi diceva COC, i COC per me devono essere agili, quindi manco per il cavolo. Aiu, è una carta a mio avviso totalmente inutile. Ha delle belle stats, ma in game è pochissima roba, non lo consiglio assolutamente. Come voto gli do un 6,5 e come stile intesa consigliato, vabbè, dipende da dove lo fate giocare, motore se lo utilizzate in attacco oppure guardiano o ombra se lo utilizzate nei ruoli a centrocampo. Passiamo a lui. Questo già si vedeva che era uno promettente, perché uno che si presenta in coppa una carta speciale, camagliera salute, è uno che ne sa. Ok? E infatti questo in game mi ha impressionato, perché partiamo
Partiamo dal presupposto che sulla destra non abbiamo chissà quali alternative. Qui siamo in presenza di un giocatore 1,76 m, 5 mosse abilità, quindi lo hanno upgradato, 4 piede debole, vabbè. Però è incredibilmente fast con lo sprint boost, L1 più corsa vola. A campo aperto va via. Regicchia fisicamente perché ha ben 92 di equilibrio e 75 di forza, combinati ad un bel 95 di agilità, 97 di dribbling. Quindi voi vi ritrovate un giocatore con la palla sempre incollata ai piedi, che si sprint boosta, un minimo regge, ovviamente non è nucinghiale, però non lo trapassano, che è quello che a noi interessa. Quando si skilla, eccetera, i movimenti sono tutto sommato abbastanza ampi. Diciamo l'ampiezza dei movimenti è tipo quella di Neymar. E poi se la cava molto bene pure che i passaggi. E tra l'altro, quando tira, tira delle catose importanti. Questa è veramente una signora carta. Come stile intesa, gli abbiamo applicato un falchetto. Come voto, io a questo gli do un 9. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo player di cui volete vedere la review. Alla prossima!